Monarchia, voti 10.709.423. Bene, bene, mamma, abbiamo vinto. Molto bene. Vota lo champagne. Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana. Oddio, la mamma. Che cosa? La mamma si sente male. La mamma? Vieni. Il Consiglio dei Ministri. Andiamo, generale. Della proclamazione dei risultati del referendum fatto a termine di legge dalla Suprema Corte di Cassazione e che assicura la maggioranza alla Repubblica. Andiamo, Massimiliano. Si è riservato di decidere nella seduta. Non piangere, papà, non tutto è perduto. Beh, eccellenza. Qualcuno che ride pure. Chi è il coraggio di ridere? Viva il re! E viva! Canaglie. Vieni, caro, vieni. Non si presti a provocazione di elementi faziosi. Nella sicurezza che nessuno potrà più strappargli la vittoria. Che facciamo? Ce ne dobbiamo andare? Oh, sì, sì, mangiamo e poi ce ne andiamo. Il governo. Ecco, brava, mangiamo. Veramente garante. Alla tua salute, amore. Alla tua. Boni? Amore. Allora... Buonasera, fare memoria significa rivivere e significa vivere, quindi raccontare 70 anni di storia della Repubblica significa fare un viaggio breve ma spero emozionante, suoni, musiche, parole, immagini, il racconto che poi è il nostro mestiere, il mio mestiere, il mestiere del giornalista, raccontare. Allora, quella notte che ci fa vedere Dino Risi in un film strepitoso e indimenticabile, una vita difficile, con Alberto Sordi e Lea Massari, ci fa rivivere quella notte di 70 anni fa, la notte del referendum tra Repubblica e Monarchia. Un rumore, una colonna sonora di quella notte, è quella che descrive Carlo Levi nel romanzo L'orologio. La notte a Roma par di sentir ruggire leoni, un mormorio indistinto il respiro della città, quel suono insieme vago e selvatico, crudele ma non privo di una strana dolcezza, il ruggito dei leoni nel deserto notturno delle case. Era un paese distrutto, le macerie, e a Roma si sentivano ruggire i leoni. Intanto, nella notte tra il 4 e il 5 giugno 1946, ormai si era votato da qualche giorno, si era votato il 2 giugno, ancora non si sapevano i risultati. I giornali di quella sera pubblicavano righe di un comunicato ufficiale in cui si smentivano le voci e si diceva non scrivete niente perché ancora non sappiamo nulla. Non c'erano gli exit poll che sbagliavano, non c'erano le bandierine, non si sapeva nulla e giravano voci incontrollabili. Alle 9 di sera la monarchia era data in vantaggio però per soli 20.000 voti. Poi a un certo punto cambia tutto, si comincia a dire che ha vinto la Repubblica, si vocifera che il re Umberto è scappato a Fregene e lì si è suicidato, anche questo non era vero. Finalmente vengono convocati i giornalisti al Viminale e il ministro degli interni, Giuseppe Romita, legge i risultati. Un giornalista americano cerca di sbirciare il foglietto dove ci sono segnati i numeri e il ministro, spazientito, erano giorni difficili, gli dà uno scappellotto. È l'unico gesto di violenza di quel giorno storico, per fortuna, e abbiamo visto in quella scena l'Italia è un paese di faziosità politica, di guerre civili, e all'epoca una guerra civile, una guerra cruenta c'era stata davvero,
però è anche un paese dove poi ci si incontra a tavola tra monarchici e repubblicani partigiani molto affamati che festeggiano così quella sera. La Repubblica nasce così, senza applausi, senza bandiere, addirittura si fa un concorso per vedere quale stemma mettere nel tricolore e poi alla fine si decide di non mettere nulla, in modo dimesso, in punta di piedi. Eppure, dirà Pietro Calamandrei, nella Repubblica e nella Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre gioie. Sono tutti sfociati qui in questi articoli. A sapere intendere, dietro questi articoli si sentono delle voci lontane. Nicola, che c'entra Nicola? Una scena di C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, un bellissimo film, vi confesso, uno dei miei preferiti, in particolare quando Nino Manfredi dà un pugno a Vittorio Gassman che gli ha rubato la sua donna, Stefania Sandrelli, e dice, Gassman gli dice, pensavo che tu fossi buono e generoso, e lui dice, se siamo stufati di essere buoni e generosi. Le musiche di Armando Trovaglioli, questa scena di Piazza Caprera, una piazza nel quartiere Trieste a Roma, ci fa passare 30 anni di storia, dal bianco e nero al colore, e sono 30 anni in cui c'è di tutto, si passa dalle macerie alla ricostruzione, sono anni di cortei, di madonne piangenti, di fronti popolari, di comitati civici, di addavenì baffone, di aridate cerpuzzone. Sono anni di crescita, di miracolo non solo economico, di terra ai contadini, di valigie di cartone, di antenne, di autostrade del sole, di sorpassi in cui tutto cresce, la produzione media, il reddito medio, le auto in circolazione, gli elettrodomestici, la media oraria del Giro d'Italia, e Luciano Bianciardi scriverà «Io mi oppongo, quassù io non ero venuto per far crescere le medie e i bisogni». E sono gli anni del boom economico, la notte è piccola per noi, troppo piccolina, nel blu dipinto del blu volare, e la classe operaia andava in paradiso. Sono gli anni degli angeli del fango, delle contestazioni, gli anni della meglio gioventù, gli anni in cui l'obbedienza non era più una virtù, sono anche gli anni di trame occulte, di collusioni, di patti oscuri con la mafia, di uomini piccoli che si iscrivono alla loggia massonica P2 e sfilano di fronte a una donna grande, Tina Anselmi. Di speranze e di disillusioni e di passeggiate come questa di una pagina di Leonardo Sciascia. Ieri sera, uscendo per una passeggiata, ho visto nella crepa di un muro una lucciola.
Non ne vedevo in questa campagna da almeno 40 anni. Le lucciole le chiamavamo cannileddi di Picuraru. Così i contadini le chiamavano, le candeline del pecoraro, e ogni tanto ne prendevamo qualcuna, la tenevamo delicatamente chiusa nel pugno, per poi aprirne a sorpresa, tra i più piccoli di noi, quella fosforescenza smeraldina. Era proprio una lucciola, nella crepa del muro ne ebbi una gioia intensa, come doppia e come sdoppiata, la gioia di un tempo ritrovato e di un tempo da trovare, da inventare, una passeggiata immaginaria, quella di Sciascia, una passeggiata immaginaria come questa che adesso vediamo. Il sogno della scena finale di Buongiorno Notte di Marco Bellocchio, il sogno di Aldo Moro, interpretato da Roberto Erlisca, libero, che scappa dal covo dell'IBR e passeggia libero per le strade di Roma. Chissà cosa sarebbe successo se veramente quella passeggiata ci fosse stata. Aldo Moro è nato qui in Salento, a Maglie, il 23 settembre del 1916, 100 anni fa. Aveva 30 anni quando fu eletto deputato alla Costituente e scrisse la Costituzione. Il suo rapimento e il suo omicidio rappresentano uno spartiacque tra la generazione dei padri e quella dei figli. Dopo sono arrivate altre cesure, altre rotture drammatiche, Tangentopoli, Falcone e Borsellino, la bomba della stazione di Bologna, e poi è arrivato negli anni più recenti il terrorismo islamico, l'11 settembre 2001, il 13 novembre 2015. E noi abbiamo dimenticato di aver vissuto quella stagione anche in Italia, o forse no, non l'abbiamo davvero dimenticata. Quella Costituzione creò la Repubblica come casa comune. La Repubblica è la patria nostra, l'unica che in millenni di storia abbia davvero abbracciato tutti gli italiani senza esclusione, senza distinzioni di sesso, di razza, di opinioni politiche, di religione, di condizioni personali e sociali, lo scrive la Costituzione. Io la racconto da giornalista, spesso sventrata, come il palazzo di Via D'Amelio, distrutto dall'autobomba di Paolo Borsellino. La racconto terremotata, come in queste settimane. La sento aggredita, sporcata, tradita, imprecata, maledetta, bestemmiata, circondata dai lupi all'esterno e assediata al suo interno, dal rancore e dalla sfiducia. Il mio lavoro consiste nel fare memoria, nel combattere i cavalieri dell'attimo presente, e la nostra Repubblica è da ricostruire, perché è una tensione che non finisce mai, è una missione da compiere. 70 anni dopo è un'eredità, una rinascita, una rigenerazione. Aldo Moro scrisse: «Forse il destino dell'uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di averne perpetuamente fame e sete, ed è pur sempre un grande destino». L'aveva scritto da ragazzo.
Incontro al loro destino in Europa e nel Mediterraneo sono andati due ragazzi italiani, Valeria Solesin e Giulio Reggeni. E vanno i ragazzi che arrivano da noi, chi ha fame e sete, chi cerca la giustizia, chi segue il suo destino. Questo cartone di Macox è andato in onda al termine di una puntata di Gazebo è come un grido alla vita, come un salmo, come una rapsodia jazz a un ritmo sincopato. È come il ruggito dei leoni, è come il suono di quelle voci lontane di 70 anni fa e di quelle vicine oggi che dovremo continuare ad ascoltare, che vorremmo continuare a ricordare per fare memoria, per rivivere, per vivere.